Teresa Mattei, a 25 anni, fu la più giovane delle donne elette all'Assemblea Costituente nel 1946. Suo padre spesso diceva che per essere antifascisti non ci si può limitare a raccontare barzellette contro il regime. E fu così che a 17 anni Teresa aveva già compiuto uno di tanti suoi atti di coraggio che le costò l'espulsione da tutte le scuole del regno poiché si era rifiutata di partecipare ad una lezione di elogio delle leggi razziali. La convinzione che a qualsiasi età si possa essere di cruciale importanza per le sorti collettive si è vista riflessa nella sua elezione e nel suo lavoro all'Assemblea Costituente, dove ebbe l'opportunità di partecipare attivamente alla costruzione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Da poco più che ragazzina aveva provato le mortificazioni della guerra e costretta alla clandestinità aveva lottato al fianco dei partigiani e dei gruppi d'azione patriottica per la liberazione dell'Italia. Entrò nel Partito Comunista nel 1942 con il fratello Gianfranco, che 2 anni più tardi venne sorpreso dalle SS durante un tentativo di sabotaggio e venne tradotto in carcere dove morì suicida per non tradire i compagni. Lo stesso Sandro Pertini, che portò a Teresa le ultime righe del Fratello per la Famiglia, venne eletto con lei all'Assemblea Costituente. A guerra conclusa, nell'assetto della nuova Repubblica, la tenacia e i valori di Teresa Mattei trovarono compimento alla luce del sole e dedicò la propria esistenza alla difesa di bambini, donne e anziani. Fondò la Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione e tenne la trasmissione radiofonica Radio Bambina, che erano due strumenti per sostenere la partecipazione attiva dei giovanissimi alla vita della Repubblica e per l'ampliamento dei loro diritti. Contribuì anche alla creazione dell'Unione delle Donne Italiane, vista da lei come strumento di emancipazione. Fu appassionata di cinema e negli anni 60 collaborò a Como con Bruno Munari e Marcello Piccardo, producendo film realizzati da bambini delle scuole. La vita e l'opera politica di Teresa Mattei hanno attraversato un'epoca in cui, per l'affermazione dei valori di solidarietà e partecipazione civile, era stata necessaria la lotta durante la guerra e la resistenza, ma fu capace di una straordinaria dedizione a quei valori nel momento in cui, con la Repubblica e la Costituzione, la loro realizzazione fu finalmente possibile con una ritrovata pace e ritrovata libertà.